ci hanno trovato d'accordo, ci trovano d'accordo su molti dei temi, su molti dei temi espressi, da ultimo ricordo l'intervento del professor Meis sulla necessità di rivedere il piano sanzionatore, cosa che noi di fatto già abbiamo fatto come agenzia, una delle nostre proposte in sede di delega fiscale, sarà una delle prossime, spero, delle prossime decreti delegati che il governo porterà, riguarderà proprio l'impianto sanzionatore che abbiamo rivisto da capo, perché in effetti alcune c'erano pesanti ingiustizie all'interno della stratificazione normativa che nel corso degli anni si era verificata. Ringrazio anche tutti gli intervenuti, gli stakeholder che sono intervenuti, non nel panel, ma che ci hanno presentato e inviato dei contributi molto interessanti che sicuramente saranno oggetto di una valutazione approfondita. Astro, Acni, Federbingo, il contributo di Sabar, il contributo dell'Associazione Gestori e Scommesse, il contributo degli Stati Generali degli Ammuster. Molti dei contributi e molti dei principi che sono stati annunciati oggi e nei contributi che sono arrivati sono già contenuti nell'articolo 15 della legge 111 del 2023. Quindi in nuce sono tutte iniziative che il legislatore ha già valutato e che noi dovremo solamente applicare nei decreti legislativi delegati. Come dicevo, l'agenzia ha già predisposto bozze per tutti quanti gli articoli dell'articolo 15, sono di fatto pronte, è necessario ovviamente un ulteriore confronto con gli operatori, ma preliminare e imprescindibile è il riordino del gioco fisico attraverso il confronto con gli enti locali, perché sappiamo, ce lo siamo detto 100.000 volte in tutte le sedi, in tutte le salse, che senza regole certe a livello territoriale, quindi senza aver raggiunto un accordo in sede di nuova conferenza unificata, in sede di tavolo tecnico, adesso è stato aperto dal MEF con regioni e enti locali, è impossibile mettere a terra le nuove concessioni. Quindi io mi auguro che anche visto la posizione del dottor Turturiello, che molto conciliativa rispetto alle posizioni che hanno espresso altri rappresentanti delle regioni, soprattutto del lato salute, mi auguro che si possa divenire a un accordo in tempi brevi e quindi poi poter aprire con gli altri decreti delegati con le regioni.